Salve ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Anime e Manga Ita. Io sono Falcus ed oggi parleremo per la serie del mainstream di Elfen Lied. Sì, ora tutti comincerete. Ah, si dice light! No, ragazzi, Elfen Lied, un po' come succede a scuola che tutti vi dicono che si dice Jaul quando in realtà si dice Jul, ma anche qui si dice Elfen Lied. Ora, sigla. Elfen Lied è un manga del 2002 di Lin Okamoto. Poi, successivamente, qualche anno dopo, riceverà una serie animata dallo studio ARMS. Una serie molto controversa, oserei dire, e perché quando se ne parla tra il mondo degli appassionati c'è sempre una grande divisione su come giudicare un'opera del genere. Bene, come al solito, noi andiamo ad analizzare punto per punto, ed essendo questa la rubrica del mainstream, vi ricordo che fino alla trama non sarà spoiler, poi di lì in poi invece tratteremo dell'anime, magari facendo anche qualche esempio. Partiamo proprio dal primo punto, la trama. Ci troviamo in un mondo un po' strano, sembra il nostro, ma in realtà non è proprio così. In questo mondo hanno fatto la loro comparsa quelli che verranno chiamati Diclonius. Praticamente sono degli esseri umani, forse, con delle corna. Ecco, qui si studiano, in un laboratorio si stanno studiando proprio questi Diclonius quando uno di questi impazzisce e scappa uccidendo praticamente tutti. Questo Diclonius è Lucy che, dopo che scappa, perderà la memoria e verrà incontrato dal nostro protagonista, Kouta. Da questo momento in poi comincerà praticamente tutta la storia che ruoterà dall'incontro dei due, dal capire qual è l'obiettivo di Lucy, che verrà chiamata New, perché praticamente sarà l'unica parola che dirà di lì in poi, e ruoterà intorno, diciamo, alla relazione che si cela fra i due. Ecco, questo è Elfen Lied detto in poche parole, detto in breve. Non voglio spoilerarvi come al solito altro, ma passiamo al secondo punto per parlare per bene di ogni cosa. Quando io sento parlare di questa opera, sento sempre una cosa. Generalmente chi segue gli anime è sempre il problema che molti li considerano da bambini e quindi prendono come esempio Elfen Lied perché è un anime splatter. Bene, secondo me, come al solito, è uno di quegli esempi idioti che si vanno facendo e che hanno anche abbastanza stufato. Non perché c'è del sangue significa che è un'opera adulta, anzi, ne avrei tanto da ridire visto che comunque cela dietro di sé un po' una povertà di contenuti. O meglio, mette tanta carne al fuoco Elfen Lied, però questa carne al fuoco sembra mai, non è, sembra che non sia mai cotta per appuntino. Sembra che abbia dei grandi problemi. Infatti, basta leggere Wikipedia per queste cose, i temi trattati all'interno di Elfen Lied sono tanti. Basta pensare al mobbing, alla violenza sulle persone, al razzismo, basta pensare al fatto di volere una famiglia. Vi ricordo la storia, per esempio, del padre. E ci sono tutte queste tematiche, ma allora perché io non mi sento in grado di dire che sia un'opera ottima? Magari forse è un'opera discreta, un'opera che si può vedere anche con piacere, qualcuno direbbe di no perché magari no, non piace, non ama lo splatter, però qualcuno potrebbe dire che è un'opera discreta e non avrei niente da ridire. Questo perché tutto il contenuto è molto povero. Ci troviamo davanti un anime che sembra che ci voglia offrire qualche cosa, ma che si va perdendo in una sceneggiatura che certe volte si rimane con le braccia aperte e dire: ma che sta succedendo? Peccato, e forse anche hanno voluto inserire questa, con prepotenza, anzi voglio dire, hanno voluto inserire questa voglia di dare dei sentimenti, farti fillare. E
si sente che certe volte non è proprio genuino quello che ci viene passato. Un po' un peccato, perché quando io vidi la prima puntata, ricordo che pensai che questo anime poteva avere un potenziale assurdo. E in parte mi sono dovuto ricredere proprio per il fatto che trattare tante cose, ma trattarle con superficialità, non è come trattare un argomento e analizzarlo per bene. Ecco, questo forse è proprio questo il vero problema di Affellito, il fatto che manca dentro di sé una tematica ben sviluppata. E ripeto, basta rileggere Wikipedia per vedere tutte le parti di evoluzionismo, tutto quello che viene citato, però mai analizzato. Ecco, ed ecco, passiamo proprio al vero problema, quello insito dell'anime. Alla fine, quando tu finisci di guardarlo, tu non dici questo anime mi ha lasciato questo. No, rimani vuoto, magari anche contento per quello che hai visto, perché ti ha fatto passare delle belle giornate, hai visto due o tre episodi al giorno e ti hanno fatto passare per esempio piacevolmente la serata, ma vuoto. Ecco, questo è quello che certe volte molti non comprendono. Magari vedono sangue schizzare, teste volare e si emozionano per la scarica di adrenalina che dà l'anime in quel momento, però bisogna capire che un anime, a mio parere, quando tratta un argomento o quando ne tratta tanti, deve saperlo fare. E il fallito, ovviamente, fallisce. Ma ripeto, non mi dispiace come anime, l'ho visto, mi è piaciuto, mi ha intrattenuto senza alcun problema. Altra cosa che mi tocca e mi duole sottolineare sono i personaggi. Se vi ricordate il fatto di New, dovrebbe ricordarvi qualche altra cosa. Per esempio, dovrebbe ricordarvi il già citato, in un nostro vecchio video, qua lo troverete, Chobits. Se vi ricordate Chobits, c'era questa ragazza che aveva, questa ragazza tra virgolette robot, che ha perso la memoria e che non poteva parlare più in modo corretto e diceva solo C, qua invece dice solo New, e poi si scopre che c'è una verità dietro di lei assurda. La struttura tra Chobits ed il fallito è praticamente uguale. E non lo so, probabilmente tra i due c'è stata un po' una collaborazione, diciamo così, un citazionismo, però vabbè, non si può non notare questa somiglianza tra i due anime. Passiamo però al terzo punto, l'apparato tecnico. Certe volte io mi domando perché continuo a guardare anime, e la grande risposta è che ultimamente gli apparati tecnici vanno sempre migliorando, e quindi magari quella grafica addolcisce la merda che ti danno il resto della storia e la sceneggiatura. E il fallito invece fallisce anche nell'apparato tecnico. Sgorbi, sono degli sgorbi, proprio brutti. Brutti, non, i personaggi sono fatti male, la regia inesistente, neanche so se c'è una regia, telecamera fissa per tre quarti del tempo, poi ogni tanto c'è quella scena di combattimento e ti fanno uno zoom all'indietro, molto interessante, molto molto interessante. Le soundtrack, ecco, per esempio le soundtrack, mi è piaciuto per esempio l'opening. Ho trovato l'opening molto interessante, anche scelta abbastanza azzeccata quella di un latino in un anime del genere. Perché? Non lo so perché, secondo me era proprio azzeccata. Mentre l'apparato tecnico per quanto riguarda sempre i suoni all'interno dell'anime è un po' scarseggia. I colori, quei colori ragazzi, sono un fastidio. Io ricordo che c'è quella scena dove Lucy uccide tutti i bambini con delle macchie rosse che non sembravano minimamente sangue al muro. Una scena orribile, quei colori facevano proprio schifo. Non si può dire che lo studio ARMS abbia speso tanti soldi per questo anime, ma
non dobbiamo tanto andare lontano perché il manga è disegnato peggio. Quindi, secondo me, c'è proprio un problema di fondo dietro questa opera. Fa proprio un pochino, diciamo, schifo nei disegni, sia anime che manga. Niente, questo è Fellito. Magari molti di voi contesteranno quello che ho detto, perché anche se vi ho detto che mi è piaciuto, ho analizzato più i difetti che i pregi. Però in fondo ve l'ho detto, le tematiche sono belle, sono ottime tematiche. Il problema, come al solito, è che se si mette tanta carne al fuoco, bisogna cuocerla perfettamente, e qua non ci riesce l'anime. Detto questo, la nostra recensione del mese è finita. Come al solito, se vi piace il video mettete mi piace, condividetelo, tutte quelle cazzate che voi già sapete. Vi ringrazio. Ringrazio un mare di persone perché in questi giorni abbiamo avuto una pubblicità assurda da tantissime persone, da tante pagine, e questo ovviamente non mi dispiace. Vi ricordo invece che in settimana cominceranno a riuscire quasi video per tutte le rubriche che abbiamo fatto. In particolar modo uscirà sicuramente numeri 1, che ho già preparato, e uscirà anche un altro vlog di Italo, quindi Kusanagi, e uscirà pure a breve, non dico questa settimana, ma forse la prossima o la prossima ancora, una nuova rubrica, una rubrica che la farà Berto. Sì, lo so, avete paura, non vi preoccupate, sarà una rubrica di posta. Troverete l'indirizzo scritto sia qui che sotto nelle informazioni. Inviateci le vostre domande, le vostre questioni, i vostri dubbi e vi risponderà Berto. Speriamo che vi risponda bene Berto. Detto questo, vi ringrazio ancora, la recensione è finita, alla prossima, ciao!